Guarda che fiore, continua la serie dei carciofi. Oggi parliamo di carciofi alla romana, come si fanno a casa Mariola. Quindi poco da dire, poco da criticare, così li faccio a casa mia. Poi voi fate come vi pare a voi. Allora, questi sono e cominciano ad essere i primi romaneschi, i primi carciofi, quelli proprio belli, importanti, grossi. Si possono fare con qualsiasi altro carciofo. Non cominciate, non vi fossilizzate su quello che io vi dico, nel senso, questa ricetta di carciofi alla romana, però si possono fare con qualsiasi altro carciofo, non c'è bisogno che comprate per forza i romaneschi, che sono proprio il carciofo, diciamo, è la regina, è il principe della pianta, è quello che sta in cima. E ce n'è soltanto uno su ogni pianta di questi qua proprio belli così grandi. Quindi ecco anche perché costa così. Adesso vi faccio vedere un attimo, già l'avete visto in altre occasioni, però lo faccio vedere lo stesso. Sfoglio il carciofo, sentite? Lo scrocchio, lo sappiamo che vuol dire, no? Sono freschi, non c'è problema. Quindi sfogliamo. Allora, una cosa che odio veramente è il fatto di fare il carciofo alla romana e poi stare lì e mangiare quella foglia che è un po' fibrosa, che non è ben cotta, quindi dobbiamo essere un pochino meno tirchi. Quindi cerchiamo di pulire bene e sprecare il meno possibile del carciofo. Quindi qualcuno ci avrà da ridire, spreco troppo, non spreco troppo. Vabbè, io faccio così. Non sono uno che ne fa 200 al giorno, insomma, come quelli del mercato. Poi taglio questa parte. Ok, e metto qui sotto in acqua, ecco, abbiamo quest'altra foglia, in acqua e limone. Perché ho messo la carta? Perché quando affiorano, escono fuori dall'acqua, si ossidano se trovano l'aria. Quindi ho imbevuto questo fazzoletto, questo carta assorbente con acqua e limone. Questa è la prima. Adesso andiamo avanti. Allora, qui adesso si parla è una ricetta basata su pochi ingredienti, lo sapete bene, noi facciamo sempre ricette con pochissimi ingredienti, ma l'olio ci va e deve essere buono. Grazie, somma riva, olio ligure, buonissimo. Poi metto i gambetti della mentuccia. Allora, qui ci sono scuole di pensiero, cioè qua adesso andiamo a fare una battaglia addirittura potrebbe essere anche legale, nel senso che chi usa il prezzemolo per farli anche qui a Roma, chi usa altre cose. Io ci metto la mentuccia come li fa a casa mia madre. Poi l'aglio non lo metto dentro i carciofi. C'è qualcuno che fa l'aglio a pezzetti e lo mette dentro al carciofo insieme anche all'acciuga. Io no, metto l'aglio fuori. Quindi lasciamo un po' stufare l'aglio, piano piano alziamo così poco. Poi, che facciamo? Adesso io il gambo, questo qua è troppo alto, lo taglio così, poi tanto lo utilizzo. Che faccio? Guardate, lavoro piano piano il carciofo in questa maniera, allargandolo un pochino. E vi spiego anche il perché. Allarga anche questi, tutti, e fino ad allargare tutti i carciofi che devo mettere in pentola. Vado, sale dentro. Poi prendo il pepe, vedete così? Metto il pepe e metto dentro il pepe. Quindi a ogni carciofo metterò sale e pepe. C'è qualcuno che fa questo pure. Mette la mentuccia qua dentro ed è un bel lavoro. E poi mettiamo qui capovolti i nostri carciofi. Vedete, è troppo alto per questa padella. Poi vi spiego perché anche ho scelto questa casseruola. Vedete? Il perché di questa pentola, di questa scelta, non si devono muovere troppo. Poi uso i carciofi, il gambo dei carciofi come tassello per non farlo muovere. Quindi adesso ho spinto di più l'induzione, nel senso l'ho portata più forte la potenza. Sistemo bene qua ad incastro perché se si muovono c'è pericolo che si rompono. E il carciofo alla romana è bello quando è intero, non si deve rompere, deve essere morbido, buono, ma non rotto, ok? E dovrebbe anche avere il gambo più lungo. Io purtroppo con questa casseruola che è un pochino bassa non posso avere il gambo troppo lungo. Adesso qui ci metto l'altra mentuccia,
a gogo, perché proprio si deve profumare, deve fare tutt'uno con questo, con questo, con questa verdura, con il carciofo, è buonissimo. Eccolo qua, guardate, guardate che bontà, vai, così già profumato. Poi metto un altro pochino di sale, così. Poi se a voi piace l'aglio dentro o l'alice dentro, mettetelo. A me personalmente piace così, pulito, pulito, che l'aglio poi lo posso togliere, però dal suo contributo. Adesso sentite questo rumore? Ecco, il rumore è quello giusto. Intanto preparo la carta bagnata, si stanno rosolando, stanno rosolando, quindi hanno bisogno di che cosa? Le dobbiamo far bruciare. Quando sentiamo che il rumore diventa più intenso, aggiungiamo l'acqua calda. Sentite? Acqua calda, perfetto, qua. Io l'acqua mi regolo che deve stare sotto al gambo. Vedete qua, qui sotto arriva. Quando inizia è la parte del cuore, del gambo, e finiscono le foglie, qua. Poi, che facciamo? Come fa mia madre a casa, la carta del pane bagnata, copro tutto quanto, o carta forno, qui, così, un bel coperchio, e ci vediamo quando il carciofo è pronto. Cioè, praticamente, abbassate la temperatura a metà, così a 6, e ci vediamo tranquillamente fra 20 minuti, quando sarà un burro. Sono passati 20 minuti. Venite qua. Venite a vedere. Allora, vediamo un po' se sono morbidi, no? Perché questa qua è la cosa... No, guardate. Oh, è veramente morbidissimo. Morbidissimo. Guarda, che spettacolo. Signori miei, guardate qua. Venite qua. Allora, vediamo un po'. Ecco qua. Pure a lui, guardate qua che lo aspettavo, guardate che sono morbidi, guardate, guardate, proprio così, così. Allora, io per non sapere leggere né scrivere ho fatto una cosa così, come mi sentivo. C'ho un pezzetto di pizza riscaldata, immagina pure un panino, un pezzo di pane, la stessa cosa. Faccio così, l'aglio, attenzione, se no fa una figuraccia, perfetto, ok, qua, questo così, così, un po'. E poi un goccetto d'olio di Agostino di Sommariva qui sotto, ecco qui. Adesso così, tac tac. Quanto mi invidiate? Una bistecca. Non è un carciofo, è una bistecca morbidissima. A me è tutto zozzo. Buonissimo, strepitoso, questi sono i carciofi alla romana che faccio io a casa Mariola. Ciao a tutti, buon appetito.